venuto un ragazzo a chiamarmi lì a casa, ha detto domani vieni allo stabilimento a lavorare che ti hanno preso. Allora lì sono state salte di gioia. Ho cominciato che guadagnavo 700 lire alla settimana quando avevo 14 anni. Non è che c'era un gran guadagno, però a quel periodo lì erano soldi. Ogni volta che si faceva mattanza il signor Parodi ci dava la ghiotta, si dice, no? Ci davano un pezzo di tonno, per dire 2 kg, 3 kg di tonno per la famiglia, per casa. No, quello ce lo davano sempre. Più giovane sono stato io che ho cominciato a tagliare i tonni e poi quando è finito ero io e c'era ero io e mio compare Peppe Noe. Arrivava quello che portava il tonno col carretto, ce lo buttava davanti, io e Peppe Noe lo prendevamo con i ganci, lo mettevamo all'impiedi. Lui me lo teneva, si metteva a fianco a me che me lo teneva stretto, io mettevo il piede sotto il tonno, col gancio tenevo e poi gli davo 2 coltellate sulla testa e lo giravamo. Ah, il mio giorno di lavoro è stato come farsi una ragazza, perché era un divertimento. Perché se sento ragazzino e trovo un lavoro è stata una cosa bellissima. Poi mi piaceva il lavoro della tonnara, perciò dello stabilimento pure, era un divertimento. Sette vive, impara a battere con nero, calamaia! Calamaia, calamaia! Sette per fare la battere con nero, spaghetti!